Problema Maldi numero 13, pagina 711. Parallelepipedo, due lati AB molto lunghi, altezza C 5,7 cm. Densità di carica volumica uniforme, questo valore qua negativa. Applica il teorema di Gauss per calcolare il campo elettrico all'interno del parallelepipedo a distanza di un centimetro dal piano di simmetria orizzontale che taglia a metà il parallelepipedo. Inoltre il campo elettrico va calcolato lontano dai bordi per non avere gli effetti di bordo. Il risultato è circa 80.000 newton su coulomb. Qui vediamo il piano che taglia esattamente a metà il parallelepipedo, visto qua in sezione. Noi dobbiamo calcolare il campo elettrico a distanza di un centimetro. D è un centimetro sopra e sotto a questo piano di simmetria. Per applicare il teorema di Gauss dobbiamo scegliere una superficie chiusa opportuna che ci sta comoda. Potremmo prendere un cilindro centrato nel piano di mezzo, alto D, quindi alto un centimetro, e di area di base A qualsiasi, basta che stiamo lontano dai bordi. Il campo elettrico attraversa le due basi del cilindro verso il centro, perché il parallelepipedo è carico negativamente, quindi il campo elettrico va verso l'interno. Il flusso del campo elettrico attraverso questa superficie chiusa, questo cilindro immaginario, dipende soltanto dalla carica interna, che è questa colorata in verde, e che si calcola moltiplicando la densità volumica di carica uniforme per il volume di questo cilindro. Il volume del cilindro è dato dall'area di base per l'altezza del cilindro, che è 2D, cioè è 2 cm in pratica. E così abbiamo calcolato la parte a destra del teorema di Gauss. La parte a sinistra invece è il flusso elettrico, che è dato semplicemente dal prodotto del campo elettrico per l'area A moltiplicata per 2, perché il campo elettrico attraversa sia l'area sopra che l'area sotto, cioè entrambe le basi. Inoltre il flusso elettrico è segno negativo perché il campo elettrico entra dentro la superficie, e quando il campo entra attraversa da fuori a dentro la superficie chiusa, per convenzione fa un flusso negativo. Il segno negativo si semplifica con il segno negativo della densità di carica volumica. Quindi alla fine il campo elettrico con il segno positivo in modulo si calcola utilizzando il modulo della densità di carica volumica. Qui mi sono dimenticato di scrivere il modulo. 2A si semplifica a dimostrazione che non è importante quanto è ampia quest'area. Ricaviamo il campo elettrico e sostituiamo i valori. 4π greco, K0, la densità di carica volumica in modulo, e D, 1 cm, 10 alla meno 2 metri, è la distanza tra il piano di simmetria e il punto dove stiamo calcolando il campo elettrico. Eseguendo il calcolo otteniamo 80,3 migliaia di newton al coulomb, quindi circa 80.000 newton al coulomb, come è il risultato del libro.